Sono Alberto Olivieri, benvenuti. Questo è il notiziario di Senigallia Notizie, martedì 27 di aprile. Senigallia, un uomo, classe 76, residente a Montemarciano, alla guida della sua auto, non si è fermato all'alt dei carabinieri, si è allontanato a gran velocità per poi scendere dal mezzo e allontanarsi a piedi. In seguito si è consegnato spontaneamente alla pattuglia, ma si è rifiutato di sottoporsi al test con etilometro. L'uomo è stato sanzionato e denunciato. I vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia sono intervenuti nella mattinata di oggi in città per salvare la vita ad un capriolo finito in acqua. L'animale era finito in acqua nei pressi della foce del fiume Misa in zona Porto. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori e la squadra dei vigili del fuoco, ma anche il personale della Capitaneria di Porto e i carabinieri forestali. Ecco le immagini del recupero dell'animale. Date poi le buone condizioni di salute, è stato liberato nelle campagne senigallesi. Drappo nero in segno di lutto nel giorno del 25 aprile da parte di un consigliere di Fratelli d'Italia, Senigallia. Massimo Montesi non condivide i valori democratici della Costituzione, si chiede il PD. Sta di fatto che il consigliere di maggioranza ha esposto la bandiera dal balcone della propria abitazione, arrotolata sull'asta e avvolta da un drappo nero in segno di lutto. Processo banca, crack Banca Marche, il dottor Palese incalzato per l'ultima volta dall'avvocato Canafoglia, Cassa di Risparmio di Loreto, più 47 filiali di Banca Marche vennero valutate 90 milioni, dopo due anni la banca fu ceduta per 0,33 euro. Durante l'escussione tenuta dall'avvocato Corrado Canafoglia, il dottor Palese ha confermato ciò che era emerso durante le precedenti udienze. Banca Italia nel settembre 2013 effettuò un prestito di 4 miliardi 200 milioni a favore di Banca Marche, grazie al quale l'istituto marchigiano saldò un debito che aveva nei confronti della BCE. L'aula tornerà a riunirsi il 3 di maggio prossimo. Il World Dance Day tra i vicoli della città palcoscenico di Corinaldo con Bodis. Dopo il debutto online, la data simbolica del 29 aprile, il World Dance Day segnerà un primo assaggio di ritorno della danza dal vivo. La staffetta di danza tra i vicoli, sul palcoscenico dello storico Teatro Goldoni online, in collegamento dall'Italia con Berlino, Tunisi e Ramallah per la giornata mondiale della danza dell'UNESCO. Al termine del nostro notiziario potrete seguire un'intervista realizzata da Rachele Giordano ad uno dei finalisti di FameLab 2021. Adesso lo sport, altra vittoria per la Siena Tennis, 6-0 a Grottammare contro il Beretti. Prossima partita domenica 16 di maggio in casa contro il TC Ottrano, match che deciderà le sorti dei prossimi posti nel girone. La nostra rubrica Una foto al giorno che trovate al centro della home page del nostro sito. La foto di oggi, lo scatto, è di Elisabetta Saraga dal titolo Campagna senigalliese. Le previsioni del tempo di mercoledì 28 sulle Marche, cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge. La temperatura massima sarà di circa 15 gradi, la minima di circa 12. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Siamo in chiusura, dopo la sigla, come già anticipato, l'appuntamento con l'intervista effettuata da Rachele Giordano a Michele Casoni, finalista di FameLab 2021. Il prossimo notiziario sarà quello di domani, vi aspetto. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori e lettori di Senigallia Notizie. Oggi abbiamo qui con noi Michele Casoni, che è anche un mio grande amico, quindi sono molto felice di averti qui. Ciao a tutti, buongiorno. E Michele è un giovane ricercatore scientifico di Senigallia e sta terminando, diciamo, la laurea magistrale appunto in matematica e applicazione all'Università di Camerino ed è qui oggi con noi perché da poco, insomma, si è classificato all'edizione 2021 di FameLab, che è un talent della scienza. Esatto. FameLab cos'è? Diciamo una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici che però hanno una passione, diciamo, e un talento per la comunicazione. Sì. E questa, diciamo, la chiave
del talent, ecco, e si sono svolte da poco appunto le preselezioni, le selezioni che a livello locale hanno riguardato 8 città, tra cui oggi ancora, se non sbaglio, si stanno svolgendo in questo momento, e dalle quali appunto sono stati selezionati e si stanno selezionando 16 finalisti, e tu sei tra questi, che andrai a Catania per le finali nazionali. Esatto. Si può dire un po', Michele, ci spieghi come funziona appunto questo talent, ecco, come si svolge, quali sono le regole? Allora, FameLab, come giustamente hai detto tu, è un talent di comunicazione scientifica. E ci sono sostanzialmente due regole da rispettare. Sì. La prima di queste regole è che non puoi ricevere aiuto da nessuno presente in quel momento mentre tu stai facendo l'esposizione, e non puoi nemmeno utilizzare delle presentazioni virtuali, quindi delle slide, degli oggetti elettronici per poter proiettare qualcosa. Devi essere completamente autonomo e utilizzare altri mezzi. È qua che si vede il talento nella comunicazione, quindi ci sei solo tu e la capacità sta in quello. Naturalmente. E l'altra regola da rispettare è che devi esprimere in maniera chiara, semplice e accattivante un argomento di comunicazione, di ricerca scientifica, di comunicazione, sì, in soli 3 minuti. Quindi è bene non sforare, perché e farsi capire anche da chi magari appunto di scienza non ne capisce molto, giusto? Esatto, infatti questa presentazione deve essere destinata ad un pubblico qualunque, anche chi magari non ha mai sentito parlare del tuo argomento di ricerca. Esattamente. E tu quale tema hai portato appunto sul palco di FameLab? Allora, per FameLab ho scelto un tema che sto trattando ora per il mio lavoro di tesi magistrale, che è il reinforcement learning. Che è un po' di cosa si tratta? Il reinforcement learning è una branca della matematica e dell'informatica che è compresa sotto una branca più grande, che è il machine learning e l'intelligenza artificiale. E sostanzialmente il reinforcement learning si occupa dell'addestramento di alcuni algoritmi informatici nel apprendere come risolvere un determinato problema. E apprendono, appunto, sfruttando un meccanismo di azione-ricompensa, quindi in una maniera del tutto simile a quella che utilizzano gli esseri umani o gli animali. Ok, perfetto. E diciamo, questo contest, appunto, chi può assistere? Anche, diciamo, magari persone che sono semplicemente curiose o interessate alla scienza, oppure è riservato, diciamo, a chi appunto lavora in questo campo, o chiunque potrebbe, insomma, assistere? Beh, diciamo che l'obiettivo di FameLab è proprio comunicare la ricerca scientifica ad un pubblico qualsiasi, quindi esatto, non sì, per forza di ricercatori o di docenti universitari. Quindi l'esposizione è aperta a tutti, perlomeno così era negli anni passati. Quest'anno certo, non è stato possibile, infatti le selezioni sono avvenute a porte chiuse e noi candidati abbiamo dovuto effettuare il tampone il giorno stesso, il tampone rapido, per poter star sicuri, insomma, nel momento certo, dell'esposizione. E insomma, possiamo dire appunto, come abbiamo specificato, che è un contest, diciamo, una competizione di comunicazione scientifica, che mi sento anche di dire, conoscendosi, abbiamo visto negli anni, che non sempre, diciamo, è un ambito di cui i giovani soprattutto si interessano, quindi diciamo è un po' più di nicchia, se possiamo definirla così, anche voi per la complessità degli argomenti. Quindi secondo te c'è un modo appunto per far diventare la comunicazione scientifica, diciamo, un po' per tutti? Beh, un primo aspetto che bisognerebbe comprendere per dar più peso alla comunicazione scientifica è il capire che non basta conoscere le cose, conoscere un determinato argomento, bisogna anche saperlo trasmettere, perché immaginate di scoprire la cosa più sensazionale del mondo e poi non sapete dirlo agli altri, e nessuno comprenderà la grandezza della vostra scoperta. Quindi credo che un modo per poter far comprendere appieno l'importanza della comunicazione scientifica sia proprio capire questo aspetto. Cioè, ecco, che poi è la chiave appunto di questo talent, diciamo. Bene, Michele, concludiamo questa chiacchierata, intanto ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per le finali. Grazie. E adesso, se ci riproponi la presentazione che hai fatto, insomma, a Camerino durante il contest, e vediamo se riuscirai a farci un po' appassionare anche noi di comunicazione scientifica. Beh, non posso farlo da solo, ho bisogno del mio fido amico, e vediamo che succede.
Guarda Pippo, vieni a vedere, ci sono delle persone. Vieni, vieni a salutarle. Tranquilli, è addestrato. Anzi, guardate, ve lo mostro. Pippo, seduto. Perché devi fare sempre il timido? Aspettate. Pippo, seduto. Bravo cucciolo, tieni, tieni, bravo, te lo sei meritato. Sapete, ho impiegato mesi per insegnare a Pippo il comando seduto. All'inizio mi guardava in maniera un po' strana, non capiva bene che cosa intendessi. Ma dopo un po' ha capito che ogni volta che si sedeva riceveva un biscotto per cani. E quindi dopo mesi e mesi di prove, Pippo ha capito che quando sentiva il comando seduto, doveva mettersi seduto. E avrebbe ricevuto una ricompensa. Non ditelo a nessuno, ma se Pippo fosse stato un computer, ci avrei messo molto meno tempo per fargli imparare il comando seduto. Infatti esiste una branca della matematica e dell'informatica, nota come Reinforcement Learning, che si occupa dell'addestramento di algoritmi che devono svolgere un determinato compito. E il loro modo di essere addestrati è molto simile a quello di Pippo. Provo a spiegarvelo. Immaginate di trasportare Pippo in un mondo totalmente virtuale e fatto di numeri. Pippo ora non è più un cane, è un algoritmo e si chiama Pippo 2.0. Quando dico che Pippo è immerso in un mondo totalmente fatto di numeri, intendo che anche le sue azioni e le ricompense sono dei numeri. Pippo non conosce questo ambiente, sa soltanto che può interagire con esso e, in base all'azione che svolgerà, riceverà una ricompensa oppure verrà penalizzato. Ad esempio, se Pippo decide di restare in piedi, sceglierà il numero 0 e non riceverà alcuna ricompensa. Se Pippo dovesse scegliere invece di sedersi, sceglierà il numero 1 e riceverà un biscotto per cani numerico. Questo meccanismo viene ripetuto migliaia di volte. Quindi avremo un susseguirsi di azione ricompensa, fino a che Pippo non riuscirà ad apprendere il comportamento ottimale da tenere una volta che sentirà il comando seduto. Il tempo computazionale che impiega un computer è di gran lunga ridotto rispetto a quello di cui abbiamo bisogno noi umani per poter imparare un comando. Ecco perché dico che Pippo 2.0 avrebbe impiegato molto meno tempo ad imparare il comando seduto. Ma sapete che c'è? Che io voglio bene a Pippo così com'è, anche se impiega mesi per imparare il comando seduto. Io gli voglio bene. E in più, parliamoci chiaro, nessun numero potrà mai sostituire lo squisito sapore di un biscotto per cani, soprattutto se è più grande che Pippo possa immaginare.